Amici di TechOnAir, siamo adesso allo stand di HTC per vedere alcuni degli smartphone che sono stati presentati. Vediamoli insieme. Cominciamo da questo HTC X9, che non è un vero top di gamma, ma quasi, proprio perché HTC non ha voluto creare prodotti di scarsa qualità, ma mantenere comunque il suo prestigio nella costruzione e nella perizia dei propri smartphone. Questo HTC One X9 è un phablet da 5,5 pollici a risoluzione Full HD 1920x1080. Il punto è che l'unico difetto che si può attribuire a questo smartphone è il fatto che il display non è né un IPS ma né un AMOLED, è in tecnologia Super LCD, che potrebbe andare anche bene, però si notano come i colori sembrino un po' più finti rispetto a un IPS, ma anche rispetto a un AMOLED, c'è qualcosa che non va nei colori. Per il resto però lo smartphone è davvero molto bello a primo impatto. Passiamo ora velocemente alle specifiche tecniche. Abbiamo un processore MediaTek Helio X10, che è praticamente il più potente, un octa-core a 64 bit. La versione di Android è in questo momento la 5.0.2, con interfaccia modificata da HTC personalizzata, più che altro la Sense 7.0, dove si trova, eccola qui, la Sense 7.0 e Android 5.0.2, nonostante qui sia scritto che abbia Android Marshmallow. Supporta la tecnologia Dual Nano SIM, perché qui abbiamo un carrellino per andare a inserire tutte e due le SIM, una micro SD, perché la memoria si può espandere, una SIM nano in questo lato e una SIM nano in quest'altro lato. Tanto che ci siamo, possiamo vedere il tasto di accensione, che è leggermente zigrinato per essere più facile da trovare, e il bilanciere del volume. Sotto abbiamo la porta invece che serve per ricaricare lo smartphone. Davanti abbiamo anche due speaker, speriamo di poterli farli vedere, uno qui e uno in basso, che migliorano sicuramente l'esperienza audio, ma come sempre HTC ci ha già abituato a queste piccole aggiunte che non tutti i smartphone hanno. È dual SIM, come ho detto, ha anche la connettività 4G LTE, quindi potete navigare al massimo della velocità. Abbiamo 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, come già detto, espandibili, ci dicono fino a 2 TB, ma trovare micro SD da 2 TB è difficile, dovete andare con altre memorie. Ha poi ovviamente Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC e DLNA, NFC, Miracast, insomma tutte le tecnologie per rendere questo HTC One X9 uno dei migliori nella fascia media. La fotocamera principale è da 13 megapixel, è un sensore BSI retro illuminato con stabilizzazione ottica d'immagine OIS. Ha l'apertura focale f2.0, quindi cattura molta luce, riesce a fare video in 4K a 30 frame. Ho anche foto con tecnologia HDR, quindi che dovrebbero migliorare l'esposizione quando la luce non è ottimale. La fotocamera frontale è invece una 5 megapixel che registra video in full HD, quindi che fanno molto bene, apertura focale f2.8, comunque abbastanza buona per farsi i selfie. Infine ha una batteria da 3000 mAh, quindi davvero molto buona, dovrebbe durare abbastanza. Lo smartphone è abbastanza buono, ripeto, l'unico difetto secondo me è il display. E dopo HTC One X9 passiamo infine a questo HTC Desire 500, che non è sicuramente il migliore smartphone di HTC, però è fatto davvero molto bene. C'è questa plastica bianca con questo leggero effetto spruzzato a colori e questo tasto qui di accensione molto colorati, che lo rendono molto più giovanile. Passiamo però comunque molto velocemente alle specifiche. È un 5 pollici a risoluzione HD standard, tecnologia Super LCD, e purtroppo questo si vede, i colori sono leggermente falsati. Non è che ci siano tanti problemi con gli angoli di visione, che sono abbastanza buoni, però potete vedere, ecco, come cambino se li incliniamo in questa maniera. Comunque, ha un processore Snapdragon 210 quad core a 1,1 GHz, che non è assolutamente il più potente, ha la nano SIM e lo slot per la micro SD per espandere la memoria, supporta connettività 4G LTE, la memoria interna è da 16 GB espandibile, come ho detto, mentre la RAM è da 1,5 GB. Ha il Wi-Fi BGN a 2,4 GHz, il Bluetooth 4.1, l'NFC e anche il GPS. La fotocamera posteriore, che è questa qui, con sotto il singolo LED per il flash, è invece da 8 megapixel con autofocus e sensore BSI retroilluminato, è una f2.4, mentre quella frontale è invece da 5 megapixel, vediamo se riesco a piegare lo smartphone, è da 5 megapixel, sempre con sensore BSI e sempre apertura focale f2.8.
Abbiamo sempre l'HTC Boom Sound, quindi l'audio migliorato di HTC, perché abbiamo due speaker, uno qui in basso e uno qui in alto, che servono sempre, come sempre, a migliorare l'esperienza audio. La fotocamera possiamo andarla comunque a vedere molto velocemente, prima che ci scordiamo. A prima vista sembra abbastanza buona, non è, come ripeto sempre, la miglior fotocamera che esiste, dovrebbe registrare il video sì in Full HD, una buona fotocamera, discreta, nulla di che. Android è sempre alla versione 6.0, possiamo andarla a confermare nelle impostazioni, che sono stati modificati in una lingua che purtroppo non si riesce a capire molto bene, dovrebbe essere, sì, Android 6.1 Marshmallow, possiamo vedere gli easter egg per essere curiosi, ah no, qui non funziona, è vero, su HTC in questo caso non funziona, la Sense è la 7.0. Stranamente l'HTC One X9 che abbiamo visto prima, c'è scritto che ha Android 6.0 Marshmallow, ma in realtà abbiamo visto che ha la 5.0.2, che invece è Lollipop. La batteria è infine da 2200 mAh, insomma un bel telefono, che non vediamo l'ora di provare. Abbiamo visto solo alcuni smartphone più importanti che sono stati presentati da HTC, perché ci sono in realtà tantissime altre cose. Continuate comunque a seguirci sul nostro canale Telegram, che continueremo ad aggiornare con nuove foto, messaggi che invieremo, e anche il nostro canale YouTube, dove continueremo a caricare altri video sempre qui della Fiera di Barcellona. Un saluto a tutti da Valerio Capolusso per tacconer.it.